Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato di parlarvi di un argomento che ho letto, diciamo, in questi giorni sul web. Più nello specifico, una ragazza che si chiama Elena mi ha mandato un messaggio su Facebook in privato con il link di questo articolo che viene dal portale, penso si chiami Didi Donna, e titola: la miglior crema per il viso è venduta al Lidl e costa circa 3 euro. Quando io ho letto questo articolo, naturalmente per intero, adesso magari cerco di riassumerlo un po', sono rimasta un attimo sbalordita, perché come sapete io sono una grande fan del Lidl. Tantissime di voi mi hanno detto che secondo loro io non faccio nulla nella vita, ma ho tempo solo di andare da Lidl per guardare tutte le promozioni, come se le promozioni si guardano solo da Lidl, ma secondo tante persone non si possono vedere dal telefono o dall'app, quindi non c'è bisogno neanche di andare al supermercato. Vabbè, comunque sto già straparlando. Questo articolo cita l'Organizzazione Spagnola dei Consumatori e degli Utenti, OCU, e leggendo la miglior crema per il viso, che è quella del marchio Sien, appunto distribuito da Lidl. Fa quindi una classifica di tutte le creme viso, dalla prima alla 17esima. Al primo posto Sien Lidl, 2,99 €, ma non è riportato bene quale crema ha classificato l'OCU come prima in assoluto, ma poi io l'ho scovata e ve la farò vedere dopo. E al secondo posto abbiamo la Vichy Aqualia Thermal, la Garnier Skin Natural, la Nivea Idratante Giorno SPF 15, la Roche-Posay, L'Oreal Crema Idratante. Nono posto Clarin Gel, poi ci sono i Verrocher Clinique eccetera. Ma la cosa sconvolgente è che al 17esimo posto troviamo niente poco di meno che la crema costosissima, 225 euro, di La Mer de Moisturizing Gel. Ora, questo elogio alla suddetta crema Sien per me non è del tutto esatto, nel senso che la crema nello specifico di cui si parla dovrebbe essere la Sien Q10 Night Cream e la Sien Q10 Day Cream Vital. Io ragazze sinceramente non sono d'accordo, perché in tantissime mi chiedete: ci consigli il latte detergente Sien? Ci consigli il gel detergente Sien? Sinceramente no, non ve lo consiglio, perché io li ho visti, proprio toccati con mano ai due eventi che ci sono stati a Milano, li ho visti tantissime volte nel supermercato, ma non mi piacciono più che altro a livello di inci, perché poi non so come si comportano sulla pelle. Io parto un pochettino prevenuta tra virgolette, perché mi affido molto agli ingredienti della crema stessa. Queste Q10 o la Vita, ragazze, non hanno buoni ingredienti, quindi io sinceramente su me stessa non li utilizzerei e tantomeno non li consiglierei a voi. Naturalmente lo sapete, di Sien mi piace una linea in particolare, ed è la Sien Nature. Ve ne ho parlato in tantissimi video, ve le lascio qui sopra nelle schede, giù nell'info box. Ma secondo me la crema migliore che possiamo trovare da Lidl è senza alcun'ombra di dubbio la Sien Nature al melograno, sia come contorno occhi che naturalmente come crema stessa per il viso, sia quella notte che quella giorno. Tutti e tre questi prodotti hanno inci ottimo, non fanno seccare la pelle, nutrono bene la pelle. E anche rispetto alla linea alla rosa, che personalmente non amo, ho notato che la linea al melograno è molto molto migliore e mi piace sinceramente molto di più. Ho già utilizzato sia due confezioni della crema notte al melograno che due confezioni della crema giorno al melograno, perché io ogni tanto vado e le acquisto, perché comunque soprattutto per l'estate sono creme basiche, profumate, che comunque hanno un buon effetto sulla pelle e che sinceramente mi piacciono moltissimo. Se poi dovessi dire fra tutte quelle che ho provato, fra quelle che ci sono in commercio, sinceramente non è proprio da Lidl che andrei ad acquistare la crema migliore in assoluto, ma la andrei a prendere in bioprofumeria o comunque in negozi che vendono cosmetici
medici biologici. Ad esempio, mi sono trovata molto molto bene con un campioncino che mi è arrivato della crema per pelli secche, la Pura Vida Bio. Ve l'ho detto anche su Instagram che mi era piaciuta tantissimo. E quella, ragazzi, secondo me è una crema fantastica, che io l'ho aperta così per caso, l'ho trovata in un cassetto, volevo una crema viso, ho detto vabbè dai, proviamo questa, è nuova, e nonostante è un campioncino, io dei campioncini non mi fido, mi è piaciuta proprio moltissimo. Un'altra crema che mi è piaciuta molto è questa, che è la Stami Bio Beauty del marchio Guna. L'ho trovata in una My Beauty Box, ragazze, è una crema secondo me molto adatta alle pelli grasse miste, perché ad esempio sulla mia pelle, che tende ad essere diciamo grassa in questa zona e secca in tutto il resto del viso, non mi piace moltissimo, perché comunque non è una crema molto ricca, si sente che è più adatta appunto ad altre tipologie di pelle, ma comunque mi è piaciuta molto, infatti l'ho praticamente quasi terminata. Altre due creme che secondo me sono il top sono queste della Yeso Cosmesi, un po' di meno il siero, perché sempre per il problema della pelle secca tende un po' a farmela, a non idratarla al massimo, ma comunque è stato un prodotto che mi ha aiutato moltissimo questa estate. Ma la crema viso che mi è piaciuta tanto naturalmente per questa, anche per questa stagione, è la Night Cream, sempre di Yeso Cosmesi, e anche questa, ragazzi, è stato un prodotto fantastico e che mi è piaciuto tantissimo, perché comunque è profumata e bella idratante. Riguardo le creme viso che ho provato in passato, posso dirvi che ce ne sono state 3 o 4 che mi sono piaciute maggiormente. La prima è senza dubbio la crema dermopurificante di Anthos, io mi è piaciuta molto. Ho passato un periodo che avevo molti più brufoletti qui sulle guance e per curiosità ho provato ad acquistarla, e ragazzi è stata fantastica perché mi ha proprio purificato la pelle, ma insieme a quella mi ricordo che utilizzavo il Simil Cryosonic di Imetec Bellissima, era proprio all'inizio che ho aperto il blog, e anche quella mi è piaciuta tantissimo e ve la consiglio, però solo se avete problemi per lo più di brufoletti e pelle diciamo non acneica ma quasi, e quella ha un profumo molto molto buono. Un'altra crema che mi è piaciuta tanto è stata la Mater Natura, con cui mi sono trovata molto molto bene anche con il contorno occhi, ma la crema viso che per me è stata il top in assoluto sono stati crema viso e contorno occhi della marca Ino, che si scrive H-I-N-O. Ragazzi, io l'ho utilizzata per tantissimo tempo, avevo paura che finisse perché mi piaceva troppo, cioè per me è proprio il top di gamma riguardo le creme viso bio, una scoperta fantastica e mi è piaciuta tantissimo. Naturalmente ragazze, fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate di questo articolo, forse un po' pure se il titolo è anche acchiappa lettori, se siete d'accordo, se magari voi avete provato queste creme di cui vi ho parlato prima, tipo la Q10, se vi siete trovate bene. Spero che questa tipologia di video un po' chiacchiericcio vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su al video e ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione. Ciao!